Ed eccoci qua, domenica, è passata un'altra settimana, stiamo iniziando a rilento a tornare alla normalità, penso che per la settimana prossima ritorneremo a dormire a casa, dopo i vari terremoti. È stata una settimana abbastanza lavorativa, ho quasi terminato anche i taglieri e ieri sabato ho iniziato a preparare le cene per il mio nuovo shop online. Ragazzi, non è ancora pronto niente perché sto allestendo tutto, ci vuole ancora un altro po' di lavoro e quindi abbiate pazienza. Per ora ho preparato la cera d'api mista a olio di lino, poi dovrò fare quella con l'olio di tang e poi quella con l'essenza di trementina, cioè la cera d'api neutra. E prima vi volevo ricordare, sotto trovate il pulsante di PayPal per poter fare una donazione al canale. Tanti di voi già partecipano e quindi io posso solo ringraziare. Andiamo avanti con il Daily Vlog. Daily vlog dallo show, oggi è lunedì. Allora, vi volevo ringraziare per tutti i commenti che avete scritto sotto al video, che a mezzogiorno l'una ho cercato di rispondere. Grazie ragazzi, però noi stiamo bene fondamentalmente, per fortuna. Allora, oggi ho finito di incollare e iniziare a levigare i martelli. Stanno venendo abbastanza bene. Dove ci sta qualche fessura data dalla pialla, diciamo così, sto stuccando. E diciamo queste macchioline sono lo stucco che per me, secondo me, vanno più che bene. Ora fare questo lavorazione discretamente, mi sono costruito questo marchingegno da poter mettere la levigatrice a 90 gradi con il piano. Fatemi sapere se volete un video, è una costruzione abbastanza semplice, però facendo così levico e squadro perfettamente il legno. Vi dico che c'è stato un bellissimo lavoretto. Questa ho dovuto ricomprare della resina epossidica da Lidl, due pezzi, perché faccio questa mistura resina con della polvere di noce e stucco i martelli e vengono veramente bene. A me mi piace pure questo sistema, quindi il martello è solido, si deve solo levigare. Domani inizio un prototipo di cassettine, poi vi spiegherò domani quando le vedrete. Oggi ho finito di stuccare qualche imperfezione dei martelli con resina epossidica e segatura della levigatrice a nastro. Io ho sospeso tutto così perché domani levico prima con la levigatrice a nastro con grana 80 e poi con una più sottile da 2,20. Poi ho iniziato quest'altro progetto, purtroppo ho dovuto lasciare. Devo fare delle scatole per un fotografo e questo è il prototipo. Quindi giustamente il CD dei Metallica fa buona prova. E poi due settimane fa ho fatto questa pennetta, ne vedrete il video, sempre per lo stesso motivo. E questo è un altro prototipo. È di acero, è senza la finitura perché dovrei scrivere qualcosa sopra, non so. E poi devo creare il cassetto scorrevole. Poi vedrete il video anche di questa. Ho impostato, mi sono costruito il mio banchetto per fresare, ne devo costruire uno come si deve, però provvisoriamente va bene così per poter fare le scalanature nei pannellini. Quindi che dirvi ragazzi, restate sintonizzati.
What's up, gente? Oggi mercoledì 25 gennaio. I lavori procedono sempre a rilento, perché logicamente dormiamo ancora in container, quindi per quanto vado e vengo, però ringraziando in Dio si sta ritornando alla normalità. Ho finito di preparare la scatola per il fotografo, per il ragazzo del video, diciamo. E sta venendo bene. Ho creato questo sistema scorrevole. Poi, e va bene così, poi lo devo tingere, sto scegliendo ancora il colore, oppure sciabbarlo. Potrei fare pure shabby chic, mo vediamo. Intanto, questi martelli sono appena stati levicati con grana 80. Poi farò la grana più fine e smusserò gli angoli con la pialla a mano. Ci siamo quasi, ragazzi. La levigatrice sta sempre qua. Fatemi sapere nei commenti se preferite magari che faccio un video su questo supporto. Questo è molto elementare, però magari su un tips and tricks potrebbe essere caruccio. Forse domani vado a montare questi benedetti attaccavani, non ce la faccio più a vederli qua. Quindi ci siamo. Ah, mi dimenticavo una cosa molto divertente. Finalmente, dopo una decina di giorni, mi sono arrivate le etichette per la cera e il timbro. Qua ho fatto ieri sera vari test, una cosa molto divertente. Questa è la versione con l'olio di lino, poi ci sarà l'olio di Tang e l'olio e la cera neutra. Quindi il timbro è molto caruccio, ragazzi. Ah, in più sto facendo fare anche gli adesivi, finalmente. E poi ne vedrete che cercherò di fare un concorso e spedirò degli adesivi gratis. Quindi, ragazzi, seguitemi sempre, che ci saranno grandi novità a febbraio. Daily vlog del giovedì. Oggi giornata intensa. È venuto l'idraulico e abbiamo montato tutto. Mia moglie ci ha preso... ha preso posizione. I lavelli, il lavello va una meraviglia. Siamo contentissimi, stiamo scegliendo in questi giorni la cappa da poter montare a soffitto. Sicuramente ne vedrete il video prossimamente. Oggi invece ho avuto un po' di tempo, ho finito di levicare i martelli, sono quasi pronti, e poi sono pronto per preparare la cera. Forse ho deciso di fare altri taglieri. Oggi venerdì, daily vlog dallo show. Ho appena passato la finitura sui martelli. Una mano di olio di lino e una mano di cera d'api mista olio di lino. La mia ricetta. Stasera uscirà il video del supporto per la levigatrice a nastro. E ieri, come abbiamo visto dall'ultimo vlog, c'è stato l'idraulico. Ha montato lo scarico della cucina e boom, mi sono fatto montare anche una fontana. Per ora aspetto di comprare il lavabo, non so quando. È un buonissimo aggiornamento per quanto riguarda il laboratorio, praticamente avere una fontana. Ciao. Oggi è sabato, mi sono dedicato un po' ai taglieri, li ho levicati per la prima mano di carta abrasiva e oggi ho fatto il piccolo chimico. Ho preparato i primi vasetti di cera che andranno nel mio shop online. La prima serie è cera d'api con olio di lino. Questi li ho appena terminati, stanno ancora asciugando, sono venuti abbastanza bene. Poi ho registrato anche il video, lo vedrete in un tips and tricks. Non lo so se ce la farò per martedì, vedremo. La cera è venuta bene, ho fatto un altro esperimento un mesetto fa, va più che bene. Domani invece restate sintonizzati che uscirà il vlog settimanale. Ciao! Ed eccoci qua! La settimana è terminata. Spero che il video vi sia piaciuto.
volevo ricordarvi, martedì il Tips and Tricks e venerdì come solito il progetto. Ignazio è sempre più contento di fare il mio manovale, sta imparando tanto, però ha un po' la testa dura, quindi che dirvi? Un mi piace è sempre gradito, commentate e soprattutto iscrivetevi. Grazie per la visione.